Oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Perché abbiamo delle difese cibernetiche molto basse, però attenzione, anche paesi con difese cibernetiche molto alte, come ad esempio gli Stati Uniti o l'Irlanda, sono stati obbligati a pagare dei riscatti molto alti per difendersi e rispondere a queste aggressioni che mettono a rischio la sicurezza digitale di milioni di persone. C'è stata una richiesta poi in termini di denaro? C'è una richiesta di riscatto. Pare che sia stato chiesto un riscatto. Di un attacco a scopo di estorsione, per adesso però si procede manualmente. Qual è l'obiettivo? Farsi pagare un riscatto? Non per soldi, ma per denaro. Solo un fatto, è un attacco criminale a fini economici. A cominciare dalle ASL. La richiesta di riscatto, che in questi casi può raggiungere cifre a 6 zeri, è arrivata sui PC dell'ente con una schermata nera e un beffardo Hello Lazio, con cui esordisce il messaggio. Tutti i dati ai sistemi sono stati oscurati e criptati con lo scopo di ottenere un riscatto per sbloccarli, di solito un pagamento di una somma di denaro in Bitcoin. Sembra che l'attacco provenga dall'estero e lo stesso assessore alla salute della Regione Lazio parla di una richiesta di riscatto. Che circolano e sono parte del problema tante voci come quella del riscatto che sono totalmente infondate. Io ti mostro una carta, tu mi dici il seme. Andrò sempre più veloce. Voglio vedere se sei in grado di tenere il passo. Ok. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Picche. Quadri. Cuori. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Fiori. Cuori. Picche. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Fiori. Picche. Cuori. Promosso? No. Ma in pochi ci riescono. Cuori neri, picche rosse. Andiamo, mi ha imbrogliato. Ah, l'esperienza ti ha condizionato a pensare che tutti i cuori siano rossi e tutte le picche debbano essere nere. Le forme sono simili, quindi per la tua mente è facile recepirli sulla base delle esperienze passate, piuttosto che aprirti all'idea che potrebbero essere diversi. Vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, non necessariamente che cosa c'è in realtà. Non è un caso che i bambini che non hanno mai giocato a carte superino sempre il test. E allora ci chiediamo quante altre cose ci siano proprio di fronte a noi, segni, suoni, profumi che non riusciamo a sentire solo perché non ci siamo abituati. La buona notizia è che se ripeteremo il test lo supererai. Una volta consapevole che possono esistere cuori neri e picche rosse, ti sarà facile saperli percepire. La struttura del tuo cervello è come un sistema di strade statali. È facile andare da una città all'altra per strade molto trafficate, ma le località intermedie che lambiscono la rete autostradale, sebbene siano lì, la maggior parte delle persone le supera sfrecciando. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serie 3.